Un sogno, il mare, una grande onda. Da lontano l'immagine di San Michele Arcangelo che mi dice di mettere la mano sul seno. Ho sentito un grande calore, poco dopo la cista mi è scomparsa. Da allora ho capito che potevo curare. Ho curato mia madre, i miei parenti, gli amici. È l'inizio per Rita Cutolo. Rita non è una maga, ma dotata di un grande potere. A Saludecchio, piccolo paese in provincia di Rimini, Rita opera imponendo le sue mani a tante persone malate. Entrando nella sua associazione, l'Angelo, ci si trova subito nell'ampio salone d'attesa, dove aspettano ogni giorno centinaia di persone provenienti da tutta Italia. Persone malate, che spesso arrivano qui perché Rita rappresenta per loro l'ultima spiaggia. Molte di queste sostengono di essere state guarite anche da malattie incurabili e di aver trovato un conforto nell'anima. Rita non chiede soldi, è a disposizione di tutti. Qui vengono anche sacerdoti, uomini di fede, medici. È come una grande famiglia dove ognuno può trovare quello che cerca. Giornali nazionali, televisioni, siti web si occupano da molto di questo caso, ma il messaggio rimane uno solo: avere una grande fede e non avere paura della malattia. Di Rita, di diffondere. Solo di far sapere a chi sta male che se ha bisogno di venire. Non chiede né soldi, non ho chiesto mai niente, mai. Solo lo fa con tanto amore. Lei vuole che si dica per fare del bene alla gente, a chi sta male. È tutto qua. Rita sostiene che a guarire non è lei, ma Dio, gli angeli. Lei è solo uno strumento, nelle sue mani c'è l'immenso amore del Padre e invita tutti i malati a non interrompere mai le cure mediche. A noi arriva tutta gente che arriva con 2 mesi di vita. Un mese, ecco, la signora ha risposto, un mese. Lei riesce a trasmettere quindi questa sua capacità anche ad altre persone? Io non è che le trasmetto, è il Signore che me lo dice che devo operare con me. Ecco, per esempio, voi tutti quanti state qua, posso farle questa domanda? Per quale motivo avete girato tutti i dottori, avete fatto tutti i controlli? Perché quello che si, ecco, vedi? Quello che si raccomanda alla gente è che bisogna fare tutti i controlli, tutti gli accertamenti, non bisogna togliere medicine perché i medici pure stanno facendo miracoli grossi. Quindi si può lavorare insieme anche con loro? Io sarei molto contenta se potessi operare con loro. Speriamo che un giorno. Eventi rari, spiegabili, guarigioni improvvise, una donna di fede, umile, che ama, il cui centro è forse troppo piccolo per ospitare le tante persone che ogni giorno vengono a farle visita. Non c'è speculazione, non c'è inganno, ma solo l'amore per chi cerca la speranza di riprendere in mano la propria vita. Senta, padre Graziano, lei è un uomo di chiesa. Per un uomo di chiesa accettare un miracolo, credere a un miracolo è più semplice, oppure lei è più critico, diciamo così, della gente comune? Ma pronto? Scusate. Allora, quando dice uomo di chiesa si dice un'affermazione che è molto, è un cliché, diciamo. Dopo ognuno è se stesso, ha la propria storia, la propria esperienza, che ti dà una percezione della realtà e una libertà personale, da muoversi nella libertà. Come fatto formativo dell'uomo di chiesa c'è una seria difesa della gravità di un'affermazione di un miracolo. Io non parlo di miracolo, dico è avvenuto questo, perché poi alla fine scomparirà tutto. Cioè dopo una settimana, proseguo, scompare completamente tutto, non è diluito di 3 mm, massa è tutto quanto. Allora dico, questa è una realtà, è un'esperienza. La mia attrezzatura, diciamo, il mio modo mentale di accostarmi alla realtà è sì di ecclesiastico, è di psicologo. È di uno che ha fatto una vita un po' strana, un po' immerso nel concreto. Ora guardo il concreto. C'è chi è impaurito dello straordinario perché non si è mai tuffato dentro. C'è chi si muove, diventa prudente, esperto, distingue, perché invece di avere una difesa mentale prima, usa la propria mente con la saggezza della Chiesa, che ovviamente è la più prudente che ci sia, ecco, e arriva ad avere atteggiamenti propri. Io constato per Rita questo dato di fatto, ci sono questi fatti, questa energia non è un fatto magico che viene, né la possiede, la gestisce volontariamente, è lei che si muove, ma è lei che parla di un'esperienza di Dio in cui sente che questo viene da lui. Signora Turi, lei quando ha conosciuto Rita, perché ha deciso di scrivere di lei? Ho deciso di scrivere perché quando mi sono trattenuta nell'anticamera del suo, chiamiamolo, ambulatorio, sono stata sopraffatta
da decine e decine e decine di testimonianze di persone guarite dalle più disparate malattie gravi e inguaribili. Si rimane veramente senza parola, senza fiato di fronte a questo impatto massiccio con la gente che anch'essa è stupefatta. Io ripeto, è dal 97 che seguo Rita, ho una montagna non solo di registrazioni con nomi e cognomi, nomi di medici, di cliniche, di ospedali, eccetera,